Dopo aver percorso trionfalmente Kanto, Yoto, Oen e Sinnoh nelle più disparate condizioni, qualche settimana fa è stato il turno di Unima. Su Twitch abbiamo streamato un'intera run su Pokémon Bianco senza evolvere alcun Pokémon, giungendo a quello che di fatto è il boss finale dei giochi, ossia Camilla, con solo stadi base. Prima di procedere però è giusto introdurre alle regole coloro che non hanno seguito le live. In primo luogo abbiamo vietato l'utilizzo di Pokémon evoluti. Ciò ha ovviamente significato l'impossibilità da parte nostra di evolvere i Pokémon, ma non solo. Con una tale formulazione la regola ci ha anche impedito di catturare Pokémon già evoluti. Insomma, un Pokémon come Bertic non sarebbe stato utilizzabile né se evoluto da noi, da Kupcho, né se catturato allo stato brado. Ma questa non è altro che la punta dell'iceberg. La regione di Unima, infatti, è piena di Pokémon a stadio 1 particolarmente forti, la cui presenza nel nostro team avrebbe particolarmente influito sull'intrattenimento che la challenge avrebbe offerto. E dunque, per rendere le cose molto più interessanti, abbiamo deciso di utilizzare non solo Pokémon non evoluti, ma anche Pokémon che avrebbero potuto evolversi. Che cosa significa tutto ciò? Significa che un Pokémon come Blizzle sarebbe stato utilizzabile, mentre Zebstrika non lo sarebbe stato. Ma allo stesso tempo anche Sigilyph sarebbe stato bannato dalla challenge, perché Sigilyph non ha alcuna evoluzione successiva e dunque è uno stadio unico. Con regole simili, aumentare il livello dei nostri Pokémon a dismisura è sicuramente una soluzione. Ma anche su questo aspetto abbiamo deciso di intervenire, inserendo una regola che è passata sotto il nome di Level Cap. Con essa i nostri Pokémon non sarebbero potuti andare oltre il livello del Pokémon più forte del prossimo capopalestra da affrontare, costringendoci a virare su alternative all'overleveling che potessero sbrogliare i nostri problemi. Tra di esse, come vedrete, si collocheranno le abilità, gli strumenti, le EV e le IV. Riguardo a queste ultime due, nella challenge di Pokémon Platino ho in breve spiegato che cosa esse siano e come gestirle, quindi vi lascio il video nelle schede. Ad ogni modo, dopo questa introduzione, è giunto il momento tanto atteso. Dinanzi a noi si stagliano ostacoli paurosamente grandi, e saranno la nostra caparbietà e la nostra mente le chiavi per superarli. Noi siamo Davide, l'intero gioco è Golia. Come lo scontro finirà? Se già non lo sapete, lo state per scoprire. La scelta dello starter è scontata per mille ragioni. Scelgo Tepig. La prima, la più banale, è legata alle statistiche. Tra i tre starter, Tepig è quello con l'attacco fisico più alto. E considerato che stollare in questa challenge sarà particolarmente difficile, punteremo, come vedrete, sui danni e sulla velocità. Oshawott, nonostante il grande attacco speciale, per il breve termine durante il quale avrebbe fatto parte del nostro team, non avrebbe potuto usufruire della maggior parte delle mosse che gli sarebbero state congeniali. Infine, contro il capopalestra Artemisio, che possiede il primo Pokémon dell'intera sfida al secondo stadio evolutivo, Tepig è una certezza, considerato che lo starter, dopo Austropoli, verrà depositato. Infine, dettaglio fondamentale per la nostra scelta, Tepig impara nitrocarica. Uno dei principali problemi della nostra strategia offensiva, infatti, è che un Pokémon completamente evoluto ha molta più probabilità di essere più veloce rispetto a uno stadio base. Giocarci nitrocarica nel momento giusto per poter in seguito outspeedare i nostri nemici potrebbe essere vitale. Ciò nonostante, per il momento non tryhardiamo. La prima parte di gioco, infatti, è molto semplice, perché è come giocare una normalissima run di Pokémon Bianco. Per un buon periodo di tempo di fronte a noi avremo solamente stadi base, e dunque fino ad Aloe procediamo senza troppi intoppi. In rapida successione N a 420 e Bell alle porte di Levantopoli vengono sconfitti, mentre Comor nella scuola allenatori cederà solo dopo aver ottenuto al cantiere dei sogni Pansage, che come ogni giocatore della quinta generazione sa, in questa parte di gioco è praticamente vitale. Giunti nei pressi del livello 14 è il momento di affrontare il capopalestra Maisello, che dopo essere riuscito a sconfiggere il nostro Tepig contro Pansage non può nulla. Ciò che più caratterizza però questo frangente di challenge è l'impressionante facilità con cui il braciere di Tepig burna gli avversari. In ogni lotta rilevante riusciamo a burnare almeno un Pokémon avversario, contendo il tutto alle volte con alcuni crit. Anche il Team Plasma, al cantiere dei sogni, ne fa la conoscenza. Ah, a proposito del cantiere dei sogni, qui, per non sapere né leggere né scrivere, catturiamo un Munna senza la reale intenzione di metterlo in squadra. Eppure, grazie alla sua abilità e alle sue EV perfette che maxano l'attacco speciale, Munna sarà in grado di ritagliarsi un posto importante per questo frangente di gameplay. A questo punto ci dirigiamo ad ovest di Levantopoli. Sempre aiutati dagli Axe di Tepig, sconfiggiamo alcuni allenatori. E giunti alle prime zone di erba disponibili, catturiamo Blizzle, che diventerà un caso. La natura del Pokémon, per i nostri scopi, è
praticamente perfetta. Ma poco dopo ci accorgiamo che gli EV in attacco, che è la statistica che ci serve, sono letteralmente zero. Ciò nonostante, Blizzle serve e ormai giunti ad un buon punto del grinding, ce lo facciamo andare bene. Come vedrete a breve, questa non è stata esattamente una grandissima idea. Ad ogni modo, proseguendo, affrontiamo il Team Plasma alla falda sotterranea. Ed è proprio in questo luogo che catturiamo un nuovo membro, ossia Roggenrola. La sua abilità Vigore gli permetterà di essere utile addirittura alla settima palestra. E tra i Pokémon attuali sarà sicuramente il più longevo. Dopo aver grindato prima e dopo il nostro arrivo a Zefiropoli, facendo attenzione, arrivati a questo punto, alle V da assegnare ai nostri Pokémon, e dopo aver catturato un Timbur con una natura perfetta, è il momento della prima sfida davvero ostica. Dopo aver annichilito N di fronte al museo di Zefiropoli con Tepig e Blizzle, è il momento di affrontare lui. Giungiamo dalla Go Palestra con Blizzle, Timbur e Roggenrola al livello 19, Tepig è al 18. Pansage e Munna, per il momento, restano al livello 13. La strategia da attuare è la seguente. Davanti all'Erdier della Capopalestra manderemo Roggenrola, che avrà il compito di portare Erdier a vita rossa. A quel punto, in tutta sicurezza, subentrerà Blizzle, che sconfiggerà il Pokémon avversario con nitrocarica, aumentando la propria velocità. Sperando di outspeedare Watchog, farà Tuononda per ridurne sensibilmente la velocità. Incasserà Nemesi e successivamente Timbur completerà l'opera. Tutto ciò, però, non accadrà mai. La fortuna infatti è dalla nostra parte. Roggenrola con caduta massi riesce clamorosamente a sconfiggere Erdier e abbassa la precisione di Watchog riuscendo a fare tre Fangosberla. Infine il nostro Pokémon deve cedere, ma Timbur, facilitato dalla bassissima precisione di Watchog, riesce a sconfiggerlo. Ottenuta la seconda medaglia, il Team Plasma sottrae dal museo di Zefiropoli il teschio di un Dragonite. Ma prima di lanciarci nel bosco Girandola al suo inseguimento, occorre fare alcuni accorgimenti al team. Fuori Pansage, dentro, in previsione di Artemisio, Wubat. Sgominato il Team Plasma e riconsegnato il teschio al suo legittimo proprietario, è il momento di attraversare il ponte Freccialuce e giungere ad Austropoli. Qui, contro Artemisio, incontreremo il primo Pokémon al secondo stadio evolutivo dell'intera challenge. Ma come già vi ho detto, il counter per questo Pokémon esiste, e anzi, ne esistono di molteplici. Abbiamo Tepig e Blizzle con nitrocarica, abbiamo Wubat con raffica, abbiamo persino un Roggenrola con vigore e caduta massi. Insomma, siamo preparati. Sfruttiamo le lotte disponibili ad Austropoli per accumulare esperienza. Ma cosa più importante, otteniamo l'Evolcondensa, uno strumento che permette ai Pokémon non evoluti di aumentare le proprie difese. Come intuibile, proseguendo nell'avventura, essa sarà centrale per il nostro team. Con i Pokémon che rasentano il livello 23 ci apprestiamo ad affrontare Artemisio. Con Moon e Psicoraggio riusciamo, molto fortunosamente, a confondere sia Wirlipad che Dwebble, che viene infine sconfitto da Roggenrola. Livenny, subentrato a quest'ultimo, come da copione, viene completamente distrutto da Tepig con Evolcondensa. Fino ad ora tutto liscio, il game plan da eseguire non è stato troppo. Ma all'orizzonte, dopo quel deserto che separa Austropoli da Scirocopoli, si profila una lotta molto più complessa, la sfida al Capopalestra Camellia. Più in generale, da qui in poi, le cose si faranno più difficili. Abbiamo due scelte. La prima, procedere con il nostro team già formato e incassare verosimilmente pesanti sconfitte. La seconda è rivoluzionare tutto. E non possiamo, per alcuna ragione, preferire la prima opzione. Contro Belle Comore, in due lotte che si mostrano già più ostiche delle precedenti, Timbur, Roggenrola, Tepig, Munna e Wubat ci salutano. Al loro posto fanno la comparsa dei Pokémon dei quali non potremo più fare a meno. Sandile con prepotenza per droppare l'attacco nemico, Scraggy, a cui viene assegnata l'Evolcondensa, che oltre ad avere ottime difese per un Pokémon nello stadio base, è anche in grado di aumentare il proprio attacco ogni volta che infligge un KO nemico, grazie all'abilità Arroganza. Darumaka, che grazie all'abilità Tutta Fretta moltiplica il proprio attacco di 1.5 sacrificando un po' di precisione. Arken, che presenta un assurdo 112 di attacco base, penalizzato solamente dall'abilità Sconforto, che ne dimezza le statistiche quando la salute del Pokémon è sotto la metà. E infine, Yamask, uno dei due unici Pokémon in grado di stallare in questa challenge. Ma non ci fermiamo qui. Il grinding che andiamo ad effettuare è mirato e punta ad assegnare a ogni Pokémon le EV che gli sono più congeniali, facendo sì che al salire di livello aumentino le statistiche giuste. Nel fare ciò, però, ci accorgiamo di una cosa che sarà poi la condanna di Yamask. Allenare correttamente Pokémon simili è davvero difficile. Più precisamente, è difficile trovare dei Pokémon che assegnino le giuste EV, ossia quelle principalmente in PS, difesa e difesa speciale, e che siano allo stesso tempo facili da battere
battere per un Pokémon come Yamask. E in tutto ciò, è bene ricordarlo, non possiamo andare oltre al livello 27 di Camellia. Ci prepariamo alla sfida attraversando il percorso 4, poi deviamo e andiamo al deserto della quiete. A Sciroccopoli affrontiamo N, che per la prima volta ci darà qualche rogna, e finalmente siamo pronti per la palestra. Con noi, dei 6 Pokémon precedenti, è rimasto solamente Blitzel. Nonostante sia stato palesemente il più debole del primo team, e a maggior ragione lo è del secondo, contro Camellia ci può tornare immensamente utile. Il nodo da sbrogliare, in questo caso, è uno, e si chiama Invertivolt. I Pokémon di Camellia, infatti, appena ne avranno l'opportunità, tenteranno di utilizzare questa mossa per tornare al mittente e concedere alla capopalestra uno switch gratuito. E questo noi non possiamo permettercelo, perché Sandile, che normalmente in una palestra di tipo elettro farebbe faville, difficilmente è in grado di gestire gli Emolga della capopalestra. E tuttavia, al contempo, è la chiave per riuscire ad affrontare Zebstrika. Sandile, infatti, ha l'abilità prepotenza. Ed innanzi a Zebstrika, ridurne l'attacco potrebbe essere la chiave di volta per riuscire nell'impresa. Insomma, Sandile non può permettersi di trovarsi di fronte a due Emolga. A cosa serve dunque Blizzle? Serve per poter assorbire Invertivolt grazie alla sua abilità parafulmine, senza dover perciò rischiare Sandile contro Emolga. Ad ogni modo, Sandile parte in lead, con l'obiettivo di abbassare con prepotenza l'attacco di un Emolga e infliggere danni. La scelta, in un primo momento, si rivela vincente. Grazie a un brutto colpo di roccio tomba, Emolga è giù in un colpo, dopo che Sandile ha perso meno di un terzo della vita. Sul secondo Emolga deve entrare Blizzle. Ora che l'avversario non ha più l'attacco droppato, non possiamo rischiare Sandile. Arrancando come suo solito, Blizzle ingaggia lo scontro con Emolga, riuscendo ad assorbirne un Invertivolt e predictando un suo switch con Zebstrika, infliggendo un inseguimento. Entrato Zebstrika, sacrifichiamo Blizzle e ci troviamo spalle al muro. Possiamo mandare Sandile e ridurre l'attacco, è vero, ma il rischio è comunque quello di essere one-shottati. Decidiamo allora di giocare il più safe possibile. Dentro Yamask entra un fuoco fatuo che riduce ulteriormente l'attacco di Zebstrika. Quest'ultimo però, con Invertivolt, che è speciale, sconfigge il nostro Pokémon. A questo punto però, per la prima volta, entra in gioco lo strapotere di Darumaka. Per Camellia entra Emolga. La capopalestra cura il suo Pokémon e, complice un miss di fuoco pugno di Darumaka, viziato da tutta fretta, Emolga al turno successivo riesce a colpire con Invertivolt e per Camellia entra Zebstrika. Ma entrando, deve incassare un fuoco pugno di Darumaka. Questa volta colpiamo e la bruciatura inferta qualche turno prima da Yamask porta giù il Pokémon. Emolga, il turno dopo, segue a ruota il destino del suo predecessore. Questa sarà anche l'ultima apparizione di Blizzle. Al suo posto torna Roggenrola, che con la sua abilità Vigore ci permetterà di resistere ai colpi inferti da Komor a ovest di Sciroccopoli. In questo modo abbiamo la meglio sul suo Diwot, il cui tipo acqua si dimostra davvero ostico per un team che per necessità è ormai tarato su Rafa. Probabilmente senza Roggenrola contro Komor avremmo avuto la peggio. Facciamo a questo punto la conoscenza di Nardo, attraversiamo il ponte di Becciopoli e giungiamo nell'omonima città. Dopo aver affrontato il team Plasma a sud di quest'ultima, nei pressi del deposito Frigo, è il momento di affrontare il capopalestra Rafan. La situazione non si presenta per nulla rosea. I Pokémon, man mano che procediamo, si dimostrano sempre più forti e Rafan possiede un Excadrill, la cui velocità potrebbe esserci fatale. L'unica possibilità concreta che abbiamo per counterarlo è utilizzare il nostro Scraggy. Ma mai ci saremmo potuti aspettare quello che nelle viscere della terra sarebbe accaduto di lì a poco. A turno 1, di fronte a Krokorok, Scraggy subisce Bullo. Ne evita però la confusione e con un attacco a più 2 elimina l'avversario. Grazie alla sua abilità, l'attacco sale a più 3. Il turno successivo, clamorosamente, la confusione sparisce del tutto. Quella che poteva essere la nostra condanna, ossia la morte di Scraggy per Selfie, si trasforma nella nostra benedizione. Prima Palpitoad e poi Excadrill sono one-shottati. Scraggy termina la lotta con un attacco aumentato a dismisura, a full vita e imparando calcio in volo. La lotta, che doveva essere l'inizio della fine, si è tramutata nella sfida più facile dell'intera challenge. Siamo giunti così a Libecciopoli senza essere sconfitti una singola volta, ma c'è da dire una cosa: il merito è tutto nostro. Siamo riusciti ad ottenere dei Pokémon che, nonostante le loro basse statistiche, grazie alle abilità e grazie agli strumenti, sono in grado di sopperire in maniera eccellente alle loro mancanze. Scraggy
con arroganza, Sendile con prepotenza, Darumaka con tutta fretta, in un certo senso anche Roggenrola con vigore. E quando è l'abilità a essere in difetto, come nel caso di Arken, ci pensano altri fattori a risolvere il tutto. Nel caso specifico, l'abbondante coverage di cui il Pokémon dispone. La nostra attenzione per questi aspetti, unitamente al controllo sistematico delle EV e delle IV, mai come ora risulta decisiva. E le ultime due palestre affrontate ne sono la prova. Ad ogni modo, da qui in poi subentra un'altra difficoltà non calcolata. In questo momento i nostri Pokémon non possono andare oltre il livello 35 del Pokémon più forte del capopalestra Anemone. Ma proprio perché parliamo di Pokémon allo stadio base, Scraggy e compagnia guadagnano molta esperienza. E per non sforare, a breve occorrerà trovare una soluzione. Depositiamo nuovamente Roggenrola, anche se non sarà l'ultima volta, e proseguiamo. Alla caverna pietrelettrica, a nord-ovest di Libeciopoli, catturiamo una serie di Ferroseed per poi scegliere il migliore una volta giunti a Polentopoli, mentre N verrà completamente annichilito da Scraggy, che specialmente in questa parte di gioco si dimostra infermabile. Giunti a Polentopoli, prima di affrontare Anemone, occorrerà fare tappa alla Torre Cielo, dove sgusciando tra un allenatore e l'altro, cercando di evitare di accumulare troppa esperienza, incontriamo nuovamente la capopalestra, questa volta pronta per la sfida. Il nostro team, rispetto a quello che ha sbaragliato Rafan, presenta un'unica variazione: Ferroseed al posto di Roggenrola. Dopo aver volato in lungo e in largo per l'intera palestra, parte la sfida con Anemone. Primo Pokémon per lei, Zwubat, dentro Sendile, Sgranocchio e il Pokémon è giù in un colpo. A questo punto però entra Swanna, di tipo acqua volante. Ha mosse super efficaci su 4 dei nostri 6 Pokémon e né Yamask né Ferroseed sono in grado di stollare efficacemente. Non abbiamo switch sicuri e l'unica alternativa è sacrificare Sendile. Arken, dopo aver sfruttato un acquanello di Swanna e aver inferto un ingente danno, viene outspeedato e deve cedere. La situazione è pessima non solo per Swanna, ma anche perché dietro quel Pokémon sappiamo esserci un Umfezzante. E dei restanti membri del team, nessuno è in grado di reggere efficacemente le sue stampe di tipo volante. Serve tirare fuori uno dei nostri assi nella manica, finora mai utilizzato. Entra Yamask, regge grazie alle Volcondensa prudentemente assegnatagli e utilizza Maledizione. Per noi è il terzo Pokémon sconfitto, ma Swanna è condannato. Dopo un'iperpozione, Maledizione prosciuga lentamente la vita del cigno, finché con un ultimo aeroassalto, per la verità evitabile, Spinferrata e Bitorzolelmo di Ferroseed completano l'opera. Ora tocca ad Umfezzant. Mando Darumaka. Anemone usa Fulmine Sguardo, noi missiamo clamorosamente Fuoco Carica. Umfezzant è più veloce e noi abbiamo le difese droppate. Sembra finita, ma inspiegabilmente Umfezzant usa Attacco Rapido. Darumaka regge ed il secondo Fuoco Carica entra. Nonostante l'immenso contraccolpo subito, Umfezzant è giù e la sesta medaglia è nelle nostre tasche. Ma in questo caso il merito non è nostro, perché sono state più alcune scelte incomprensibili da parte della CPU a portarci a vincere. Ad ogni modo ci dirigiamo verso il Monte Vite, dove ci aspetta un'altra lotta con Komor. Anche qui Darumaka risulterà decisivo, eliminando il Pokémon finale del nostro rivale con quella Fuoco Carica che aveva portato anche alla vittoria contro Anemone. Arrivati a questo punto però, prendiamo atto di una cosa. Darumaka, Arken, Scraggy, Sendile e Ferroseed sono forti. E a nostro avviso lo sono talmente tanto da poter affrontare la Lega. Ma affrontando svariati allenatori nel corso del gioco potrebbero macinare eccessiva esperienza e soprattutto EV sbagliate, che più avanti, quando il gioco si farà davvero duro, peseranno. In sintesi, questi 5 Pokémon appena citati vanno preservati, almeno fino al magazzino 9, dove tramite le vitamine potremo gestire meglio le loro EV. E allora occorre rivoluzionare il team una seconda volta e per una buona fetta di gioco. Fuori, momentaneamente, Scraggy, Sendile, Arken, Darumaka e Ferroseed. Tornano, per l'ultima volta, Roggenrola e Tepig. A loro due si affiancano due nuovi membri, ossia Elgiam e Klink. Con un team, a dir la verità, ancora traballante, approcciamo il Monte Vite cercando di oltrepassare ogni allenatore favorito dall'inverno, la cui neve ricoprirà l'intero monte consentendoci di giungere all'uscita in un tempo relativamente breve. Contro Silvestro, Roggenrola, Tepig e Klink faranno un ottimo lavoro, soprattutto quest'ultimo riuscendo a sconfiggere tanto Bertic quanto Cryogonal. Il capopalestra di Mistralopoli è sconfitto, ma ecco giungere il primo climax della trama di quinta generazione. Il Team Plasma apre una breccia nella Torre Dragospira ed N mira a risvegliare Reshiram. Catturo, non senza alcune difficoltà, un Mianfoo ai piedi della torre. Lo inserisco nel team ed entro solo per giungere in cima ed assistere a N di fianco al Pokémon leggendario.
il capo del Team Plasma, guadagnata la fiducia di Reshiram, ci dà appuntamento alla Lega Pokémon, intimandoci, nel farlo, di risvegliare Zekrom. Nardo, giunto sul posto, dal canto suo ci trascina al castello sepolto. Qui, tra una recluta e l'altra, emergerà la figura di Klink, che nonostante fosse solo un rimpiazzo, si dimostra un Pokémon molto valido, e che per un certo momento metterà addirittura in discussione la permanenza dei 5 Pokémon risparmiati in precedenza. Giunti nelle viscere del castello sepolto, Gachis nega di aver visto l'oscuro lite. Quando tutto sembra perduto, giunge però una chiamata. È la professoressa Aralia, ed è a Zefiropoli, con la pietra. Di fronte ai nostri compagni di viaggio, giuriamo di difendere un mondo dove uomini e Pokémon possano convivere. E carichi di questo ideale, ci lanciamo all'inseguimento di Enne. Purtroppo, però, sulla strada di Boleduopoli, incontriamo la prima sconfitta. Ed è una sconfitta inaspettata, perché poco prima di accedere al ponte propulsione, dalla palude di Mistralopoli, sbuca Bell. Il suo team è ormai completamente evoluto e noi giungiamo totalmente impreparati. La velocità di Simipur è fatale. Anche Klink, che si era comportato così bene in questo frangente di gioco, deve cedere. Ruotiamo Pokémon su Pokémon, variamo diverse strategie, ma vuoi per la forza di Bell, vuoi per un po' di sfortuna, perdiamo altre 4 volte. A sesto tentativo, di fronte al suo pauroso Stoutland, mandiamo Yamask. Stoutland usa Cuor di Leone, noi Fuoco Fatuo. A questo punto, con la reale possibilità di reggere lo strapotere del Pokémon, proviamo Maledizione. Switchiamo su Klink, Bell usa Ricarica Totale, togliendosi anche la scottatura. Ma Klink, nei turni successivi, riesce a reggere un Nemesi di Stoutland a più 2 di attacco e la Maledizione se lo porta via. Siamo 1-0. A questo punto, per Bell, entra Simipur, la cui velocità è superiore ad ogni altro nostro Pokémon. A malincuore, per non rischiare ulteriormente, siamo costretti a sacrificare Klink. Dentro Mienfu, che ha laccio erboso ed una natura favorevole all'attacco speciale. Il danno inferto è comunque troppo lieve, ma sorprendentemente Bell ritira Simipur e manda Serperior per counterare laccio erboso. Yamask, ormai a meno di metà vita, viene sacrificato per permettere a Darumaka di entrare su Serperior senza subire danni. Ma come in molte situazioni disperate, il peso di tutta fretta si fa sentire. Dopo aver subito uno schianto di Serperior, Fuoco Carica di Darumaka fallisce. Il turno successivo, Serperior usa Rotola e aumenta le sue difese. A noi non resta che tentare il tutto per tutto con Fuoco Carica, sperando che basti per one-shottare Serperior e incassandone il recoil. Darumaka, questa volta, prende bene la mira. E nonostante il boost delle difese, Serperior non può nulla. Ancora una volta, la traboccante forza di Darumaka ci sorprende. Ma ora è il turno di Simipur, e purtroppo Darumaka viene freddato sul posto. Siamo 3 contro 2. Rimandiamo Mienfu nel tentativo di rigiocarci la carta laccio erboso, ma la sfortuna ci colpisce ancora ed è implacabile. Idrovampata di Simipur, critta, e con essa la nostra strategia va in frantumi. Ma non è ancora tutto perduto. Scraggy, grazie ad Evol Condensa, può reggere Simipur, ed il danno subito da quest'ultimo con il primo laccio erboso potrebbe bastare per one-shottarlo. Due cose non devono succedere. Idrovampata non deve burnare, e calcio in volo non deve fallire. Possibilità che le cose vadano male, molto elevate. Ma si sa, la fortuna gira, e questa volta a coglierne i frutti siamo noi. Scraggy scampa la scotatura e prende bene la mira. Simipur non può nulla, e non può nulla neppure Mushan, l'ultimo Pokémon di Bell. Sofferenti, ma liberi, finalmente giungiamo ai magazzini 9. Qui, con i soldi accumulati, nel tempo sistemeremo le vie dei nostri Pokémon, specialmente quelle di Ferrosseed e della New Entry, che va di fatto a sostituire Yamask aggiungendo al suo tipo il tipo acqua. Parlo, ovviamente, di Frillish. Dopo aver recuperato il nostro team principale, aver depositato definitivamente Tepig, Roggenrola, Yamask, Elgiam e Klink, e dopo aver esplorato le restanti zone di Unima, compreso il Monte Vite che avevamo bypassato, giungiamo alla tanto agognata Boreduopoli. Qui, dopo aver assistito all'ultima ringa di Gachis e dopo aver scoperto la leggenda degli eroi gemelli, ci apprestiamo ad affrontare Iris. La palestra in sé, non permettendoci di tornare al centro Pokémon per curare i nostri Pokémon, ci crea diversi problemi. Ma dinanzi alla capopalestra, nuovamente si fa largo Scraggy. Il suo strapotere è tale che Fraxur, Draddinkon e Haxorus vengono totalmente annichiliti. Superiamo, incredibilmente, l'ultima palestra di tipo drago senza perdere alcun Pokémon. Giunti a questo punto, il team è perfettamente collaudato. Gira in maniera ottimale, riesce, soprattutto grazie all'introduzione definitiva di Ferrosseed e Frillish, a counterare ogni mossa avversaria. E a dimostrazione di ciò, vi è l'ultima lotta con Komor.
dove a mettersi in mostra sarà proprio il nuovo arrivato Friedrich. Dopo un inizio agghiacciante nel quale l'unfezzante di Komor, tra brutti colpi e tentennamenti, elimina due nostri Pokémon, Friedrich riesce a bloccare completamente Samurott, dato che grazie all'abilità Sorbacqua ne rende inutilizzabili le mosse. Eliminato il Pokémon più forte di Komor, i restanti sono perfettamente gestibili. E dopo aver percorso quella che per molti aspetti è forse la via vittoria migliore del mondo Pokémon, giungiamo finalmente alla Lega. Ma lo sapete meglio di me, non sarà una Lega come le altre. Dopo aver evsato al meglio delle nostre possibilità i Pokémon e averli portati tutti a livello 51, ci presentiamo innanzi al primo Super 4 con Darumaka, Sandile, Arken, Scraggy, Frillish e Ferrosit. Di questi, il protagonista indiscusso sarà Arken. I Super 4 vengono sconfitti, almeno per ora, senza alcuna difficoltà, e ci troviamo addirittura costretti a dover preservare Arken per evitare che quest'ultimo sfori il livello 54 imposto dal level cap. Oltre Marzio, Catlina, Myrton e Antemia, ad attenderci non ci sarà però Nardo. N, sprezzante, denigra il campione di Unima ridotto in ginocchio. Dalle viscere della terra emerge il castello del Team Plasma, che stringe la Lega Pokémon nella propria morsa. N ha assunto il comando di Unima. Ma prima di ordinare la liberazione di tutti i Pokémon, vuole assaggiare un'ultima volta la forza dei nostri ideali. E ragazzi, potrà sembrare retorica, ma non lo è. Vuoi per i Pokémon che abbiamo usato, vuoi per la narrazione di Pokémon Bianco, mai una challenge ci aveva legato così tanto ai nostri Pokémon. Ognuno dei nostri Pokémon nel corso della challenge è stato un piccolo capolavoro competitivo. Ognuno di essi compone un piccolo tassello senza il quale la challenge avrebbe perso di sapore. Ed ognuno di essi porta con sé quella dose di rischio che più volte ci ha condotti al fallimento. Ed è proprio vero che nei miss di Darumaka e Scraggy, nella fragilità di Sandile e Arken, nella difficoltà di allenare Ferrosid e Frillish, abbiamo condiviso con i nostri Pokémon gioie e dolori. N non poteva coglierci in un contesto migliore. E il nostro ideale fervido al punto da non richiedere nemmeno l'intervento di Zekrom. Ma anche N, pur cresciuto nella menzogna, crede in una verità e Reshiram crede in lui. La storia di Unima sta per essere scritta. Dal lato di N, il Pokémon che incarna la verità, il Pokémon bianco, fa fuori con una facilità irrisoria tre dei nostri Pokémon. E nonostante la buona prova di Frillish, Darumaka e Ferrosid, subiamo una durissima sconfitta. Serve una strategia. E soprattutto serve gestire meglio Reshiram. Al secondo tentativo mandiamo in lead Scraggy, con il preciso intento di rompere con breccia il riflesso settato da Reshiram, ma ciò non avverrà mai. Con due incrofiamma, prima che Scraggy possa accorgersene, siamo giù. Entra Frillish, che sfruttando il turno in cui Reshiram setta il riflesso, con due surf abbatte il Pokémon leggendario. Siamo ancora in corsa. Kling Klang viene sconfitto da Sandile e per la prima volta siamo in vantaggio. Per N, a questo punto, entra Vanillux. È la nostra occasione. Dentro Darumaka, che regge un colpo e con due nitrocarica non solo ci porta sul 3-1, ma aumenta la propria velocità, divenendo in questo momento più veloce di ogni Pokémon di N. Le cose si mettono sul binario giusto, ma N ha tutta l'intenzione di farci deragliare. Dentro Carracosta, non lo temiamo, abbiamo troppo forte. Eppure il dolce sapore della vittoria che già pregustavamo si tramuta in un'amara scoperta. Carracosta usa acqua getto, è prioritaria e Darumaka va giù. Siamo di nuovo alle strette, ma non senza speranze. Dentro Ferrosid occorre stollare Carracosta. Grazie a Tossina, Protezione e Vortex Palla, lentamente ma inesorabilmente Carracosta cede. Ora però ad N restano i suoi due Pokémon migliori dopo Reshiram, Zoroark e Archeops. In campo entra il primo. Davanti a Ferrosid, Zoroark missa un focal colpo, consentendo al nostro Pokémon di infliggere ingenti danni. Ciò nonostante, il secondo focal colpo c'entra in pieno Ferrosid, facendo secco il nostro terzo Pokémon. Zoroark a questo punto ha tra le mani la vittoria. Focal colpo può mandare giù in un colpo sia Arken che Sandile e una qualsiasi mossa buio sortirebbe lo stesso effetto su Frillish. Abbiamo un'unica speranza: mandare Sandile, chiudere gli occhi e sperare che Focal colpo missi. Virgilio fu il primo a dire che la fortuna aiuta gli audaci. Solo chi si assume dei rischi può portare dalla propria parte la sorte. E credo che se Virgilio fosse ancora vivo, sorriderebbe. Zoroark missa e Sandile riduce N all'ultimo Pokémon. Ma è un ultimo Pokémon che fa davvero paura: Archeops. Il suo attacco è immenso e lo sappiamo fin troppo bene. Ma dalla nostra, noi abbiamo tre Pokémon e soprattutto abbiamo prepotenza. Dobbiamo, per forza, togliere Sandile da quella slot.
E allora dentro Arken, che riesce a infliggere qualche danno ma che contro la sua evoluzione non può nulla. Rientra Sendile, prepotenza diminuisce l'attacco di Archeops, ma non è sufficiente, Sendile va KO. Eppure, tutto questo è stato un calcolo ponderato da parte nostra. Ora siamo uno contro uno, Archeops contro Frillish. È il momento di pregare. Pregare di reggere Archeops con l'attacco a meno 1. Il destino di Unima verrà deciso dalla prepotenza di un Sendile. Archeops usa Sgranocchio ed è super efficace. La vita di Frillish scende inesorabilmente finché sul numero 18 non si blocca. Clamorosamente, la nostra strategia riesce. Frillish, grazie alle nostre intuizioni e grazie al sacrificio di Arken e Sendile, elimina Archeops ed Enne. Ma è tutto fuorché finita. Dalle tenebre spunta Gheges. Anzi, spunta il vero Gheges. Furioso, prima con Enne, poi con noi. L'ultimo baluardo del Team Plasma, accecato dall'ira, si scaglia contro di noi. La prima sconfitta arriva puntuale, ma ci insegna due cose. La prima è che ancora una volta dobbiamo cercare un miss di fuoco al colpo e fuoco bomba di Dragon. La seconda è che possiamo chiudere un Pokémon di Gheges, ossia Buffalan, in un circolo tra Frillish e Sendile, predictando lo sprizzalampo sul primo, switchando nel secondo, che con prepotenza droppa l'attacco di Buffalan, per poi riswitchare su Frillish leggendo la sua ricciolata. Ripetendo varie volte questo procedimento, prepotenza di Sendile si attiverebbe periodicamente, facendo sì che l'attacco di Buffalant cali vistosamente e rendendo perciò il Pokémon innocuo. Forti di queste convinzioni, approcciamo nuovamente Gheges. Per i due tentativi successivi, però, i Dragon prende bene la mira. Darumaka no. Siamo al quarto tentativo. Diamo la Lumimpolvere a Ferroseed per facilitare il miss di Dragon. E a questo giro la strategia paga. Dopo aver gestito egregiamente Cofagrigus e Bisharp con un paio di switch mirati, siamo davanti a di Dragon con Ferroseed. Ed il suo miss di fuoco bomba ci consente di settare tossina. Rientra Frillish, grazie a ripresa stolla i Dragon e lentamente la tossina lo corrode. Ora, di fronte a noi, Buffalant. Finora non abbiamo perso nemmeno un Pokémon. Buffalant viene chiuso nel loop Frillish Sendile. Il suo attacco cala turno dopo turno. Purtroppo però, la fortuna gira e questa volta non è a nostro favore. Dopo svariati turni, Scraggy si trova ad un passo dal colpo decisivo su Buffalant, quando un brutto colpo di quest'ultimo infrange i suoi sogni di gloria. Il turno successivo, acrobazia di Arken, minato dall'abilità sconforto, non basta e perdiamo due Pokémon. Buffalant va giù per il contraccolpo, ma ci restano quattro Pokémon. Il Seismitoad di Gheges ha la meglio sul nostro Frillish, entra Ferroseed e setta un'altra tossina. Qui ingaggiamo l'ennesima stall fight. E dopo innumerevoli cure, aiutati anche da un brutto colpo di Vortex Spalla, riusciamo ad eliminare Seismitoad. Ultimo Pokémon di Gheges, Electros. Ferroseed viene sciolto da lanciafiamme. Ed ora tutto è nelle mani di Darumaka. Mani forti, ma poco affidabili. Entra fuoco carica, Electros regge ed entrambi i Pokémon finiscono a vita rossa. Ma grazie alla stall fight precedente, Gheges ha finito tutte le pozioni. La cura su Darumaka si rivela inutile. Fuoco pugno non fallisce e Gheges, insieme al Team Plasma, è finalmente sconfitto. Enne, dopo aver riconosciuto i propri sbagli, parte per terre lontane con il proprio Pokémon leggendario. Noi, invece, restiamo ad Unima e ci prepariamo per l'atto finale. Già, perché non solo non siamo ancora campioni, ma c'è un allenatore, o meglio, un'allenatrice con cui è necessario confrontarci. Prima però occorre livellare e soprattutto occorre completare il post game. Nella grotta scesi incassiamo qualche sconfitta da alcuni veterani particolarmente ostici, che possiedono 6 Pokémon molto forti e di livello alto. Mentre Komor, presso la via vittoria, con un team particolarmente migliorato rispetto all'ultima lotta, ci riduce ad un 1 contro 1 tra il suo Oxorus ed il nostro Arken. Grazie alla velocità di quest'ultimo, Drago Artigli shotta il Pokémon avversario. Dopo essere passati per la grotta Ascesi, per Forte Brezza, per Spiraria, per il Tempio Abbondanza, dopo aver incontrato Pokémon di altre regioni e dopo aver sconfitto addirittura Morimoto, torniamo alla Lega Pokémon. Due grandi sfide finali ci attendono. La prima di queste è contro Nardo. Questa volta i Super 4 si dimostrano più ostici. Marzio, Myrton e Antemia, pur con qualche perdita da parte nostra, cedono però il passo. Catlina, invece, grazie al suo Metagross, ci infliggerà inizialmente una pesantissima sconfitta. Ciò nonostante, una volta riordinate le idee, anche Catlina non può fare altro che chinare il capo di fronte allo strapotere sia difensivo che offensivo di Scraggy. Ancora una volta, i nostri sforzi danno i loro frutti. Abbiamo messo in piedi un team in grado di sopperire egregiamente alle proprie basse
diverse statistiche e forti di questa convinzione ci approcciamo a Nardo. A primo turno la strada ci è completamente spianata da un miss non cercato di focal colpo, che costerà a Nardo il proprio Axelgore. Poco dopo Vanilluxe, nonostante un importante boost delle difese con scudo acido, non riesce a reggere fuoco carica di Darumaka. Contro ogni aspettativa siamo sul 2-0 con una facilità irrisoria. Buffalant viene indebolito dalla prepotenza di Sandile e questa volta la sfortuna non riesce a fermare Scraggy, che riesce grazie alle proprie mosse lotta ad avere la meglio sull'avversario, mentre il Dradrigon di Nardo, dopo aver utilizzato troppo forte e aver sconfitto Scraggy con le difese boostate, non è in grado di incassare Dragartigli di Arken. A questo punto è il turno di Escavalier. Potremmo risolvere la questione semplicemente con Darumaka, ma ci sono dei rischi. 1. Darumaka potrebbe missare. 2. Escavalier potrebbe avere pietra taglio. Andiamo sul sicuro. Dentro Ferrosseed. Escavalier clamorosamente si abbatte più e più volte sulle difese ferre del nostro Pokémon e muore solo e soltanto di recoil. L'ultimo Pokémon di Nardo, Volcarona, dopo aver sprecato una vampata su Ferrosseed, viene totalmente annichilito da Arken. Una lotta più semplice del previsto ci consegna il titolo di campioni di Unima. Eppure tutto torna a lei. La nostra avventura non poteva non concludersi con la lotta più epica di sempre. L'ultima volta che questo pianoforte ha deliziato le nostre orecchie, Shedinja trionfava su Sinnoh. Oggi, innanzi a Camilla, ci sono loro: Arken, Darumaka, Scraggy, Sandile, Ferrosseed, Frimlish. Prima di affrontare Nardo, Antemia ci ha letto un passo di un suo romanzo. Il piccolo, grande Pokémon si prepara ad affrontare il nemico più forte. Sembra quasi che il gioco sappia cosa sta per accadere. La perfezione con cui questa frase ci descrive è sorprendente. La nostra squadra, dimostratasi più forte lotta dopo lotta, è giunta alla prova finale, alla consacrazione delle consacrazioni. È giunta ad affrontare l'allenatore più forte. Una microscopica frazione di secondo divide le due host migliori della quarta generazione. Parte la sfida di Camilla. Come prevedibile, nella prima lotta, dopo aver gestito bene quattro Pokémon, Garchomp ci spazza via. È evidente, qualcosa deve cambiare. Frillish impara Bora e riceve da Scraggy e Volcondensa. Quest'ultimo ottiene cintura nera. Gestire Garchomp è difficile, ma non impossibile. Occorre solamente preservare Frillish e Sandile. Ma Bora deve colpire e soprattutto deve one-shottare Garchomp. Per saperlo, però, occorre lottare e soprattutto occorre rischiare. Darumaka, con fuoco carica e a più 1 di velocità, sconfigge Spiritomb, missando successivamente troppo forte e non potendo nulla di fronte a Milotic. Contro quest'ultimo, Scraggy senza Evolcondensa è in grado solamente di reggere due attacchi e dopo aver inferto danni ingenti deve cedere. Subentra Arken, siamo più veloci, Milotic ha poca vita, è one shot. A questo punto, per Camilla, entra il temutissimo Garchomp. Siamo pronti per varare la nostra strategia. Dentro Sandile l'attacco di Garchomp viene droppato, ma è comunque sufficiente per sconfiggere il nostro terzo Pokémon. Ma il sacrificio di Sandile era calcolato e tutto sta andando secondo i piani. Ora è il turno di Frillish con Evolcondensa. Garchomp, con Sgranocchio e con l'attacco diminuito, toglie meno di metà vita a Frillish. In compenso, la prima Bora fallisce. A questo punto, per Garchomp, entra il secondo Sgranocchio. Resistiamo! Frillish colpisce con Bora. Garchomp, difficile capire come, regge. Frillish è giù. Il turno dopo Ferrosseed sconfigge Garchomp, ma siamo troppo alle strette. Nonostante qualche colpo di fortuna, il Lucario di Camilla secca sia Arken che Ferrosseed. Siamo punto a capo, ma con una certezza. Frillish regge e soprattutto regge bene. Se la prima Bora entra e Garchomp non critta, siamo a cavallo. Al quarto match riusciamo a replicare esattamente ciò che avevamo fatto nel secondo. E Frillish giunge al cospetto di un Garchomp con l'attacco diminuito. Garchomp usa pietra taglio. Il battito cardiaco accelera se quel pietra taglio critta, e critta facilmente, siamo fuori. Eppure non critta. La prima Bora entra, sferza Garchomp, lo manda a vita rossa. Camilla si cura, entra la seconda Bora, stiamo sfidando la sorte. Lo sgranocchio successivo di Garchomp però non basta. Palla ombra di Frillish elimina la minaccia. Eppure, paradossalmente, non siamo al sicuro. Per Camilla entra una vecchia conoscenza, Electros. Frillish e Ferrosseed non hanno la possibilità di reggere i suoi poderosi attacchi, ma possono coordinarsi per predictarne le mosse. E allora fuori Frillish, dentro Ferrosseed a predictare Sprizzalampo. Sprizzalampo arriva, Electros subisce un gran recoil.
Ancora Freelish in campo. Predict di lanciafiamme. Lanciafiamme arriva. Fa poco. Rientra Ferrosid. È un rischio che dobbiamo correre. Electros, considerata la poca vita di cui dispone Freelish, potrebbe optare per finirlo con lanciafiamme. E se lanciafiamme colpisce Ferrosid, abbiamo perso. Non sarebbe la prima volta che subiamo il seguente ragionamento della CPU. Chiudiamo gli occhi e lanciamo Ferrosid verso l'ignoto. Electros non fa sprizzalampo ed esegue letteralmente lo script da noi temuto. Con un'unica variante però. Non usa lanciafiamme, ma dragartigli. Incassiamo ancora un contraccolpo importante. A questo punto il lanciafiamme evidente dentro di nuovo Freelish clamorosamente regge di nuovo. Ora dobbiamo decidere se riproporre la strategia di prima. Decidiamo di non sfidare troppo la sorte e questa volta la prudenza paga. Electros usa lanciafiamme, Freelish è KO, Marken fa pulizia. A Camilla restano due Pokémon e uno di essi, malauguratamente, è Lucario. Davanti a lui, Arken. C'è un problema. Lucario regge Arken e Arken non regge Lucario. Siamo ad un vicolo cieco, la sconfitta è imminente. Eppure, nell'oscurità, si fa largo l'unica speranza rimasta. L'ipotesi impensabile, quello che non ti aspetti. E la tragedia diventa commedia. Brutto colpo di acrobazia. Lucario è giù, per Camilla entra Braviary, che però, dopo frana di Arken, tentenna. Con pochi PS, Camilla non può nulla. Con un gran colpo di fortuna, concludiamo il match. La vittoria è nostra, ma non diventiamo campioni di nulla e non vinciamo alcunché. E tuttavia sentiamo, quello sì, l'orgoglio di aver oltrepassato l'ostacolo più grande, il Golia dei Golia. Camilla è battuta e l'avventura è finita. Ma prima di salvare il gioco e di proiettarci mentalmente verso la prossima avventura, c'è un'ultima cosa che occorre fare. Uno ad uno, evolviamo tutti i nostri Pokémon. Ed è così, con la liberazione dalle catene della challenge, che si conclude Pokémon Bianco. Senza evoluzioni. Mentirei se vi dicessi che è stata una challenge difficile. O meglio, dopo aver giocato Pokémon Platino con solo Shedinja, la nostra percezione della difficoltà è sensibilmente variata. Le sconfitte in questo caso sono state 18 contro le 89 subite nella challenge precedente. Eppure, se questa run è risultata così facile è perché in quella di Shedinja abbiamo assunto delle abitudini che ci hanno reso le cose immensamente più semplici. Anche solo, banalmente, quella di evsare i Pokémon. Inoltre, credo di aver decisamente sottovalutato i piccoletti che sono andato a utilizzare. Nonostante il loro essere stati base, grazie ad abilità, strumenti e al nostro impegno, hanno dimostrato una forza davvero invidiabile. E anche in questo, credo, risiede il bello della challenge. Abbiamo potuto osservare, su un grande palcoscenico e contro avversari molto forti, il reale potenziale di Pokémon che avremmo solo visto attraverso il filtro delle loro evoluzioni. E abbiamo scoperto, ad esempio, come giocare Scraggy e Volcondensa sia interessante. Infine, vale la pena ricollegarsi a ciò che ho detto mentre narravo lo scontro con N. Credo che la natura dei Pokémon utilizzati in questa challenge, più deboli per costituzione rispetto agli avversari e, passatemi il termine, anche più pucciosi, unitamente al racconto di Pokémon Bianco, abbiano fatto sì che si creasse un legame molto più profondo del normale con i nostri Pokémon. E parlo sia per me che per la chat che ha seguito la live. Difficilmente ho visto così tanti meme sui Pokémon che hanno partecipato alla challenge e soprattutto difficilmente li ho visti sopravvivere più di tanto finite le challenge stesse. Invece ancora oggi su Twitch capita di citare Pokémon Bianco senza evoluzioni. E a proposito della chat di Twitch, ragazzi, vi invito, come mio solito, a seguirmi su Twitch. Specialmente in questa challenge, gli eventi e le lotte sono stati davvero troppi. E per dare risalto a sfide magari più importanti o più blasonate, come quella con Camilla o con Nardo, mi è toccato tagliare alcune cose molto interessanti. Come ad esempio le lotte con i veterani nella Grotta Ascesi, che ci hanno messo molto in difficoltà, ma purtroppo erano anche lotte molto meno rilevanti da un certo punto di vista. Sono dettagli questi che solo chi ha seguito le stream su Twitch può capire. Oltre a questo aspetto, generalmente su Twitch avete un'esperienza diversa che poi arricchisce quella che avete con questi riassunti. Perché chi ha seguito le live su Twitch e chi ha empatizzato durante le stream con i Pokémon, quest'oggi credo che abbia vissuto con ancora più pathos il riassunto stesso. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e mamma mia, quanto ho registrato. Spero di riuscire ad editarlo, credo di aver sforato i 40 minuti, lo scopriremo solo vivendo. Io vi invito, se il video vi è piaciuto, a lasciare un like, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti e a passare da Twitch per seguire anche le stream. Per il resto io vi ricordo di premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed e noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video!